Mi sono fatto una settimana di lavoro in Veneto, mi sono divertito tantissimo, i veneti sono simpaticissimi, mi trovo proprio a mio agio. E ho riportato una cosa, che i veneti vanno matti, e proprio sta finendo in questo momento. Le moeghe, le conoscete? Sono i granchi, vedete quanto sono morbidi? Che cambiano il carapace, cambiano il guscio. E questo avviene soltanto nei mesi primaverili fino a fine maggio e poi ottobre-novembre, in questi due periodi dell'anno, casualmente. Come le facciamo? Normalmente loro le fanno in questa maniera, guardate. Uovo battuto, così, guardate, in questa maniera. E poi, che cosa fanno? Gli tagliano le zampette ancora quando sono vivi per fargli assorbire l'uovo dentro. Io oggi le friggo in domani, non vi preoccupate, non lo farò, sono bravo, io sono buono, sono buonissimo. Le faremo in due versioni, una con l'uovo e una con la pastella e le accompagneremo con la maionese particolare. Allora, pastella, questa è quella, la pastella che faremo in alternativa, quindi farina, guardate, birra ghiacciata, ok? Così, mescolo bene. Bella cremosetta, bella, guardiamo un po', senza lasciare i grumi, e per me già va bene questa qua. Poi, olio, incominciamo a alzarlo, quindi, versione classica, uovo, nell'uovo, vedete così, belle. Versione alternativa, alla Max, eccole qua, le mettiamo qua dentro, alla pastella, le mescolo, le faccio belle impregnare dalla pastella. Mentre stanno qui, che facciamo? Ma una salsetta ce la vogliamo mettere? Io c'ho la salsetta giusta, una maionese. Però che faccio? La maionese non la posso fare ancora di uovo, perché già c'è qui l'uovo. Qui vabbè non c'è l'uovo, però voglio fare una cosa leggera. Quindi, latte di soia. Guardate, latte di soia, lo vedete? Vedete il colore? Latte di soia, poi limone, o limone quello buono, quello brutto ma buono, quindi succo, attenti se metti, poi frullo della pressione e vado a montare il latte di soia. Però non è sufficiente, ci vuole un po' di grasso e in questo caso abbiamo l'olio di semi. Ma qui non ci sarà uovo, l'aromatizziamo come vogliamo noi, abbiamo già messo il limone, quindi ci avrà questo gusto un po' acido, no? Del limone, si sta piano piano montando, vedete? Vedete come monta? Piano piano, guardate, guardate, vedete, eccolo qua, maionese fatta, perfetto. Che ci mettiamo dentro? Dentro ci mettiamo un altro aroma che a me piace da morire e adesso è il periodo, il finocchietto, guardate qua, quindi coltello, batto finemente. Mescolo, vedete che bella? Però noi non ci accontentiamo e che vogliamo pure peperoncino, vai. Così, finemente, lo batto a coltello. E poi un pizzico di sale. Che meraviglia, guardate che bellissimo. Vai, adesso vado qua, questo con l'uovo e adesso abbiamo quelle con la pastellina, birra e farina. Così abbiamo due tipologie. E adesso, piano piano, diamo fuori.
Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Guardate qui. Una. Queste sono con l'uovo. Guardate che sono belle. E queste sono con la pastella, guardate. Una. Queste sono attaccate. Eccole qua. Allora, mi metto un po' di maionese di soia, poi metto un po' di sale, veloce, poco poco. Poi, questa è una ricetta che potete applicare anche ai gamberi. Se non avete le mueghe, che sono difficili da reperire perché in Veneto c'è questa tradizione, potete fare i gamberi, ma soprattutto questa maionese. Allora, proviamo prima quelle fatte con l'uovo. Mamma mia, sono buonissime. Non sapete che bontà. Così. Da morire. E adesso con la pastellina. L'Italia veramente è piena di sorprese. Veramente semplice e tanto buono. Buon appetito. Provateci. Se le trovate, fatele, sono stupende. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.